sul palco il nostro ospite istituzionale del calcio nazionale e internazionale, l'avvocato Grassano. Settimana massima, dopo che la giustizia ordinaria, che ci vuole mandi o lustri per arrivare.
arrivati in una sentenza di primo grado, la scelta da fare è sposare le cause giuste e le idee giuste. E questo è lo screening che va fatto a mio avviso, altrimenti si perde di credibilità e soprattutto si perde di clienti. Detto questo, vedo sì, però i tempi sono comunque lunghi e lo so, però bisogna sapere se la lista ha contattato. E questo è un fatto troppo recente e mi devo astenere per poter rispondere. No, mi devo astenere per rispetto del segreto professionale. Okay. Però vi faccio dire che la lista è stata la lista di prima Franco Mario Galliani e poi la famiglia D'Antoni nel lontano 2001, è stato il mio primo contatto con questa regione. Se qualcuno di voi ricorda una partita di eccellenza messa contro Paragonia, che si finì in malo modo con dei giocatori che vengono all'ospedale e un campionato di eccellenza su Giulia, allora quell'estate ci fu la calda estate di Taro che portò la Nissa prima in Serie B, poi ci furono i consigli comunali di Catanzara che si facevano sul campo e un'incertezza per una situazione di totale defonte a livello di organizzazione regionale calcistica. Però i miei legami con la Sicilia, rapidissimamente, anno 2003, un certo Luigi Martinelli che gioca una partita che si chiama Catania-Siena, che porta poi la Serie B 24 squadre, il Catania della famiglia Gaucci, una cavalcata incredibile. E negli anni, fine anni 2000, i problemi della Messina, Targato Franca, e attualmente Messina del precedente Proto, siamo incontrati, il Messina precedente di Manfredi, tutte le vicissitudini in Serie D, penalizzazioni, non penalizzazioni, e anche oggi, non so se vi prenderemo, i dirigenti del Paceco, squadra che ha vinto l'eccellenza regionale siciliana, quindi anche con quelli c'è una relazione, quindi devo dire che a parte Palermo non ci siamo fatti mancare nulla, devo dire che rispetto a essere profeta in patria, io sono di Bologna, lavorare in queste piazze dà molta soddisfazione, perché c'è passione, c'è competenza, c'è fame di calcio, ma c'è anche bisogno di giustizia. Posso un termine siciliano, come usavo a Franco Franca Cicilizia, c'è scrivino, quindi in questo caso viene fuori la sua professionalità. Ma dare la colpa ai comitati di tutto quello che cercate, perché le dico che qui il comitato l'anno scorso, sapendo che è sempre Pasqua, la domenica è Pasquetta, e quindi anche come Superdome è bello, la giornata di campionato, la domenica di Pasqua. Da quello è successo un caso quest'anno, abbiamo finito di giocare due settimane fa. E qualcuno a dare la colpa a chi comanda, perché non puoi dare la colpa sempre al centro che ti porta avanti. Perché non si dà la responsabilità oggettiva di errori? Questo è un errore pazzesco. Responsabilità oggettiva è un termine che lei usa molto. Forse per vedere i lavori che quando viene la responsabilità oggettiva comincia a grattarsi e a lubricare, perché la responsabilità oggettiva vuol dire che io parlo e colpi di altri. Però effettivamente conoscendo questo episodio, questo aneddoto, questa frasca, effettivamente credo che il calcio dilettantistico sia crescendo forse più del livello di chi organizza e governa il calcio dilettantistico. A livello professionistico no, a livello dilettantistico dall'eccellenza in giù c'è bisogno, credo, ancora di maggiore professionalità, di scendere sul territorio e di essere anche attenti e sensibili alle esigenze di chi mette soldi a sacrifici, perché dirigenti si viene eletti, dirigenti federali. Dirigenti calcistici lo si fa per scelta, per passione, ci si mette le mani sopra. Allora queste esigenze devono essere considerate dal palazzo, da chi governa, altrimenti c'è da cambiare. Grazie, avvocato della Sara. Io magari un po' di più, però abbiamo dei termini e dei tempi. Ecco, grazie. E prego. Chiamo all'appreciazione dell'avvocato Grassani, Graziano Utrufo. Sì, la presidente del palazzo. Lo ringraziamo perché la sua azienda, la Chiave Impianti, ci ha dato
il timbro di fiducia. Grazie, grazie, io ti ringrazio perché faccio il ridicolo che io sono con il palazzo destro occhiere e sto sempre con il palazzo. Io abito a Solarino, esattamente a 8 minuti da palazzo. Io sono a livello del mare, a palazzo, poi non mi riunisco in che zona di montagna, no? Grazie. Come si suol dire, militare, perché tutte le volte stiamo nella speranza che facciamo un ricorso che c'è. In Sicilia, come diceva lei, come sempre, e noi non solo cosa abbiamo di fare con lei. Per quanto mi riguarda, la ringraziamo. Speriamo che lei almeno un bisogno di